Salve a tutti, mi trovo qui impegnato a mixare la batteria della demo della mia band e mi è venuto in mente di fare questo video perché penso che questa che voglio dirvi sia una cosa molto importante. Allora, qui abbiamo traccia della cassa, traccia del rullante e due tracce panoramiche, dei microfoni panoramici. Dopo sotto ci sono altre tracce, tom, timpano, ride, charleston e via. Volevo farvi vedere che qui praticamente sulla traccia del rullante abbiamo il colpo di uno dei tanti rullanti e sulle tracce dei panoramici abbiamo lo stesso colpo del rullante, però come vedete viene, sulle tracce panoramiche viene posticipato il colpo. Questo perché? Perché il suono, impiegando comunque anch'esso del tempo per arrivare ai microfoni, qui praticamente sulla traccia del rullante impiega pochissimo tempo, dato che il microfono è praticamente vicinissimo alla pelle, mentre sui panoramici viene preso più tardi perché il suono impiega più tempo ad arrivare ai microfoni panoramici. Questa è una cosa che non tutti fanno caso e io consiglio vivamente di selezionare tutte e due le tracce dei panoramici e metterle in riga con le tracce, con il colpo sulla traccia del rullante. Così avremo un suono molto più compatto, più deciso. Stessa cosa, possiamo prendere come riferimento la traccia della cassa. Quindi qui abbiamo, ci mettiamo sulla cassa della traccia, in riga con il colpo della cassa, ripreso dal microfono della cassa. Adesso possiamo vedere che anche lui sta in riga più o meno. Ok? Mi raccomando una cosa, quando fate questa cosa, se vi capita, le tracce dei panoramici selezionatele tutte e due insieme e si devono spostare tutte e due allo stesso modo. Non che prima ne prendete una, la spostate e poi ne prendete un'altra e la spostate. Questo no. Tutte e due insieme selezionandole e le spostate insieme. Questo perché poi si possono creare dei problemi di fase. Ok. Volevo solo dirvi questo perché mi trovavo proprio qui a farlo. E comunque farò un video più avanti dove farò vedere come l'ho mixata e tutte le cosette che aggiungo, gli effetti e piccoli segreti. Ciao ciao, alla prossima!